Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato, la Caronnese cerca pronto riscatto contro il Borgosesia, squadra in difficoltà ma che è riduce dal cambio di allenatore, con Stefano Rossini che fa il suo esordio proprio al Comunale. Buona la partenza dei padroni di casa, Gargiulo trova la verticalizzazione per Siani, il sinistro del numero 9 però è potente e non inquadra la porta. Anche Marietta deve stare attento, prima sulla strana palombella di Matera da fuori area, poi sul colpo di testa di Aloia o forse del compagno Travaglini, con la bandierina dell'assistente però ben alta. La Caronnese prova a rendersi pericolosa al decimo, ma ancora una volta la mira latita con Banfi che sceglie la potenza e non la precisione. Più pericoloso il Borgosesia, gli attaccanti granata dimostrano di saper dare del tuo al pallone, la conclusione di Rizzo costringe Marietta a volare sotto l'incrocio. E al quarto d'ora gli ospiti passano, Bramante duetta con Rizzo, il pallone di ritorno di tacco finisce in realtà da Loia che è bravo a girarsi e concludere in porta, sorprendendo sia Galletti che Marietta. Gara in salita per la Caronnese, anche perché il Borgosesia è in fiducia, ma il tiro di Bramante è centrale. Occasione sprecata e Caronnese che pareggia, calcio d'angolo di Calì e colpo di testa vincente di Puzzolu, che con la fascia da capitano al braccio riporta il risultato in parità. I padroni di casa fiutano con la possibilità del ribaltone. Poco dopo, cross dalla sinistra di Becerri, la voglia di prendere il pallone di Siani alla meglio sulla leggerezza di Baiardi, Barlocco fa quel che può, ma sulla ribattuta c'è Banfi che sorprende Menga e segna il vantaggio. Sesta rete in campionato per il giovane attaccante che, in fiducia, prova addirittura la rovesciata poco dopo nell'ultima occasione del primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, Siani prova subito ad imbeccata per Banfi costringendo Barlocco alla parata con i piedi. Caronnese che attacca e all'ottavo minuto arriva il tris. Finti ubriacanti di Siani, sulla doppia conclusione del numero 9 attento Calì, che controlla il tiro mandando fuori giri Barlocco e depositando il pallone in rete, concedendosi ormai classica esultanza da militare per il quarto gol personale in campionato. Partita in naftalina, anche se il Borgosesia ha una reazione d'orgoglio. Cortinovis sfonda sulla destra, ma la girata di Pettinaroli è alta non di molto sulla traversa. Pochi minuti dopo serve anche la gran parata di Marietta, che nega ad Aloia la doppietta personale la possibilità di riaprire la gara, che si chiude definitivamente dopo la punizione alta di Bramante. Banfi lancia Siani, che viene steso da Cortinovis mentre è lanciato a rete. Secondo cartellino giallo e Borgosesia in 10 uomini per gli ultimi 20 minuti di partita, che diventano una sorta di tiro al bersaglio verso la porta di Barlocco, con Siani, Gargiulo e Banfi che cercano la soddisfazione personale. Prima è attento il portiere ospite, poi è scarsa la mira degli attaccanti della Caronnese. Anche il nuovo entrato Vernocchi e successivamente ancora Stefano Banfi provano a rendere più ampio lo scarto, ma Barlocco si dimostra sempre attento ed evita un passivo peggiore. Poco male, la Caronnese ritrova il sorriso e ora vuole concludere allo stesso modo il girone d'andata nella difficile trasferta di Saluzzo.